La preghiera pubblica che magari viviamo insieme ad altri. La preghiera personale nel silenzio della nostra camera. Gesù ce lo ricorda anche in altri passi del Vangelo. Perché il Padre nostro che vede nel segreto ci ricompenserà. Ovviamente i modi e i tempi li dobbiamo rimettere a Lui. Non dobbiamo contrattualizzare, quasi a dire che noi preghiamo in una sorta di rapporto clientelare. Dio mi deve questo perché ho pregato, perché magari ho compiuto quest'opera spirituale di penitenza o altro. Dio ci ama perché siamo figli. Dio sa di cui abbiamo bisogno e forse le nostre preghiere a volte certamente esprimono qualcosa per la quale Lui ci viene in soccorso. Ma Dio sa anche quando è il momento giusto, in cui quello che gli abbiamo chiesto può servire effettivamente per la nostra vita spirituale. Imparando all'ora dei santi, ecco, eleviamo sempre al Signore la nostra preghiera, come offerta anche della giornata e delle giornate che viviamo in questa sorta di dono che facciamo a Lui e ai fratelli, cercando di pregare sempre proprio nella dimensione di una fraternità che ci vede uniti come Chiesa, che eleva a Dio suppliche e ringraziamenti, e poi come singoli, che alla preghiera affidano la propria esistenza a Dio, come preghiera, anzi, come dice la Bibbia, come incenso che sale a Dio, in una preghiera continua, potremmo dire autentica e sincera. Che San Pio ci insegni a pregare, che San Pio ci dia quel metodo autentico attraverso il quale anche noi, come Lui, come i santi, come tutti coloro che vivono una dimensione di fede, pregano il Signore perché il Signore possa esaudire. Sia lodato Gesù Cristo.